ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva di Udinese TV, appuntamento in diretta che apriamo subito con la Serie A, 27esima giornata, al momento in corso si sta disputando Empoli-Juventus, 68esimo minuto, il risultato al momento di 1-3, quindi Juventus in vantaggio, una 27esima giornata che ha visto l'Udinese scendere in campo a San Siro contro il Milan per un ottimo punto, un pareggio 1-1. Ma vediamo insieme la grafica delle partite di questa 27esima giornata, partite che si sono disputate e che si disputeranno ovviamente tra stasera e nella giornata di domani. Partite giocate: Milan-Udinese 1-1, Genoa-Inter 0-0, Salernitana-Bologna 1-1, Empoli-Juventus come abbiamo detto in corso 1-3. Questa sera sarà il turno alle 20.45 di Sassuolo-Fiorentina e poi nella giornata di domani si giocheranno Torino-Cagliari, Hellas Verona-Venezia, Spezia-Roma, Lazio-Napoli e il posticipo di lunedì tra Atalanta e Sampdoria. Ricordando che tutte le partite di questa 27esima giornata cominceranno con 5 minuti di ritardo in segno di protesta contro quello che sta accadendo in Ucraina. E allora il posticipo di lunedì è proprio quello tra Atalanta e Sampdoria. Occhi puntati proprio sulla Sampdoria, che sarà la prossima avversaria dei bianconeri nel prossimo turno di campionato. Bianconeri che escono e gioiscono dalla sfida a San Siro contro il Milan, nonostante le proteste fine a se stessi dei rossoneri. Uno spirito ritrovato, quello invece dell'Udinese, di mister Cioffi, a cui il tecnico chiede di non essere grande solo con le grandi, ma anche con le dirette avversarie. L'Udinese continua il suo cammino in una porzione di calendario sicuramente non facile, fermando sul pareggio anche il Milan. Dopo la Lazio, i rossoneri si inchinano alla legge dell'1-1 bianconero, questa volta ottenuto in rimonta dopo il gol di Rafael Leão nel primo tempo. Cioffi ha bissato il risultato casalingo, che era coinciso con il suo esordio da capo allenatore bianconero, con una prestazione solida, frutto di un atteggiamento sempre compatto della squadra, con tutti gli interpreti pronti al sacrificio per il compagno. Non è un caso che nelle analisi post partita il focus sia giustamente centrato su come la squadra abbia fatto bene sia con i titolari che con chi è subentrato dalla panchina. Anzi, è da lì che Cioffi ha pescato i jolly per acciuffare il pari. La rovesciata assist di Pereira per il tocco di Udoge, un gol che nasce dai subentrati, ma non va dimenticata nemmeno la gran chiusura di Iaialo nel finale, entrato con lo spirito perfetto anche al 91esimo. Cioffi ha restituito alla squadra identità, spirito di sacrificio e quella voglia di non abbassare mai la testa, nemmeno di fronte alle difficoltà di campo o esterne. E i risultati arrivano, come è accaduto spesso contro le big quest'anno. C'è bisogno adesso però di fare grandi anche contro le pari grado, a cominciare dalla Samp sabato prossimo. I bianconeri hanno pareggiato una gara tra le chiassose proteste rossonere, che sembrano più una ricerca di alibi per il momento negativo che una reale presa di coscienza. Si lamenta il Milan per un tocco di mano di Udoge per nulla così evidente nemmeno dopo i replay e per un minuto di recupero che manca, tralasciando però lo strattone di Leão su Becao nel gol del vantaggio e il contatto al limite dell'area di rigore da ultimo uomo di Tomori su Beto, su cui il VAR forse colpevolmente tace. Ne è nato un pareggio alla fine giusto, forse stretto ai bianconeri, con i padroni di casa salvati dal guizzo di Maignan sull'ex d'Eurofeo nel recupero. Cioffi sorride, applaude i suoi, a cominciare da un Pablo Marie insormontabile. Si gode il primo gol da professionista di Udoge e il ritorno in grande stile di Pereira. Con un tucco così, ogni partita può essere risolta da un momento all'altro. Per info, chiedere al Milan di Stefano Pioli. In campo quest'oggi anche la Serie B con la 26esima giornata, allora vediamo subito le partite di questa giornata di campionato, le partite che si sono disputate quest'oggi: Como-Brescia 1-1, Cosenza-Alessandria 2-1, Vicenza-Pordenone 1-0, Parma-Spal 4-0, Ternana-Cremonese 1-2, Perugia-Benevento 0-1. Domani invece sarà la volta di Ascoli-Crotone, Cittadella-Frosinone, Monza-Lecce e Regina-Pisa. E dunque un altro risultato amaro per il Pordenone, che perde 1-0 allo stadio del Romeo Menti del Vicenza. Un risultato amaro perché si trattava di uno scontro diretto importantissimo in chiave salvezza. Un Vicenza che ha rischiato moltissimo fino al 93esimo e quindi gioisce per trovarsi al terzultimo posto in classifica, mentre per i neroverdi è ormai notte fonda. Il servizio è di Alessandro Surza.
Quinta sconfitta consecutiva per il Pordenone, che vede ormai sempre più vicina la Serie C. Lo scontro diretto valido per la salvezza contro il Vicenza doveva essere l'occasione per rialzare la testa e creare ulteriore entusiasmo in vista di un finale di stagione tutto da vivere. E invece i biancorossi di Brocchi hanno la meglio grazie al gol di Da Cruz al minuto 14 e dopodiché gestiscono la gara. Il primo tempo in realtà vede partire meglio il Pordenone, che ci prova soprattutto con il solito Cambiaghi, autore davvero di tutte le azioni d'attacco del Pordenone. Pordenone che però appunto va sotto prima del quarto d'ora. Da Cruz avanza sulla sinistra e poi calcia un pallone imprendibile, un tiro a giro sul secondo palo sul quale Perisand davvero non può arrivare. Probabilmente non si aspettava nemmeno che Da Cruz tirasse da lì, con l'attaccante della Vicenza che torna al gol dopo più di un anno, ed è un gol pesantissimo. Da quel momento il Vicenza ci prova ancora e in realtà troverebbe anche il 2-0 con l'ex udinese De Maio, che esulta. Ma l'esultanza viene bloccata dall'assistente, che anche con l'aiuto del VAR segnala il fuorigioco di De Maio. Si resta quindi sull'1-0, ma è sempre il Vicenza ad avere il dominio del gioco. Ci prova ancora Da Cruz su un pallone dalla destra, palla che finisce di poco a lato, e i primi 45 minuti si concludono con il punteggio di 1-0. Nella ripresa, a cominciare meglio, è ancora il Pordenone con il solito Cambiaghi che prova a svariare su tutto il fronte offensivo. Ci prova Pasa che serve all'indietro, sempre Cambiaghi che va dentro con la punta. Sul pallone però non c'è nessuno a mettere in porta. Poi il Vicenza prova ancora a raddoppiare con Da Cruz che ruba palla, serve Giacomelli, Perisan rimedia all'errore iniziale e riesce a bloccare la sfera del capitano vicentino. Nel finale il Pordenone prova a reagire in qualche modo con una serie di azioni confuse ma comunque pericolose. Ci prova Cambiaghi dal limite, palla fuori di poco ed è sconsolato l'attaccante di scuola Atalanta. Poi in pieno recupero al minuto 93 anche Deli cerca il gol, traversa piena con il Pordenone che sbatte sul legno, e la faccia di Deli dice davvero tutto. Un Pordenone che non ci crede ormai più. Finisce 1-0 per il Vicenza e il Pordenone è sempre più in Serie C. Ed è scesa in campo questo pomeriggio anche la formazione primavera bianconera, che ha perso 4-0 sul campo del Venezia. Una sconfitta pesante per una squadra che sta vivendo un momento difficile, dato anche dalle tante assenze. Anche in questo caso vediamo la sintesi sempre di Alessandro Sursa. Fischia adesso l'arbitro, è cominciata Venezia Udinese, quindi buona partita a tutti quanti. Ianesi, palla dentro! Maset non è riuscito a spingerla in porta. Punizione dalla tre quarti, Ianesi, sembra quasi un tiro in porta. Attenzione però, perché c'è una posizione importante per Mikkelson che sbaglia. Poi non ci arriva Pinzi, al limite la recupera Ballarini che calcia. De Vries allarga, occhio, Paulson la mette dentro e Mikkelson segna il Venezia al minuto 46. Il cross dentro, anzi era un tiro. Attento, occhio adesso al Venezia che calcia e trova il 2-0 subito. Occhio perché Venezia va in campo aperto con Leal, che prova a mettere dentro. No, mette dentro direttamente, non mette dentro il cross, calcia direttamente in porta il giocatore del Venezia. Palla dentro e arriva anche il gol del 4-0. Arriva il gol del 4-0. Veramente una batosta pesantissima. Invece si sta continuando a giocare sul 4-0. Siamo dentro al quarto minuto di recupero. Finisce qua una partita senza storia, soprattutto dopo l'intervallo. Non è più stata una partita bella come era stata invece nel primo tempo. Dal calcio passiamo ora al basket. L'Hapoel Wild West è partita per Torino, dove domani cercherà la sesta vittoria di fila. Bonicioli dovrà fare a meno di Nazareno Italiano, che ancora non è guarito dalla botta alla coscia destra, ma potrà senz'altro contare su un gruppo compatto e coeso in grande forma che non ha intenzione di fermarsi.
Meno uno per l'Apu che domani scenderà in campo alle ore 17 contro Torino e cercherà la vittoria consecutiva numero 6 per continuare a mietere vittime in questo girone verde di A2. Sì, perché il successo ottenuto contro Capodorlando ha fatto capire, qualora ce ne fosse bisogno, che i ragazzi di coach Bonicioli non hanno alcuna intenzione di fermarsi. L'imperativo ora è sempre quello di non abbassare la guardia, anche perché Pistoia in primis, ma anche Cantù, sono sempre in agguato rispettivamente a meno 2 e a meno 4 dalla vetta e fra 2 settimane al Carnera arriveranno proprio i Lombardi. L'importante però è fare un passo alla volta e migliorare laddove si può migliorare e quindi massima concentrazione sulla gara di domani. Torino è vero che si è ridimensionato in estate, ma resta una squadra di tutto rispetto e lo dimostrano anche i numeri, visto che i piemontesi stanno vivendo un ottimo periodo di forma che li ha portati ad ottenere 4 successi consecutivi. Bonicioli dovrà fare a meno di Nazareno Italiano, che ha lavorato a parte tutta la settimana e non è partito per Torino. La botta alla coscia destra rimediata contro Pistoia non è ancora passata e così salterà quindi la sua 3ª partita di fila. Per il resto squadra al completo, con Trevor Lacy e Capelletti davvero sugli scudi, squadra carica per l'impegno di domani in Piemonte. E siamo arrivati al termine dell'informazione sportiva, è tutto per oggi, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio all'informazione dedicata a Pordenone e provincia.